una straordinaria luce, in quanto il giorno 30, che è domani, c'è l'approvazione del bilancio e i revisori dei conti sono un organo fondamentale per eventuali emendamenti di quant'altro può produrre la discussione sul bilancio. Per cui dovrebbero dare, la qualità del Presidente del Consiglio, dare un organo importante al Consiglio stesso per, e quindi in rispetto non essendo una cosa assolutamente di fatto e presunta. Allora, io mi tengo ai fatti finita, perché non c'è una relazione di per cui rispetto mi preoccupo che eventualmente questo Consiglio dovrebbe decidere che quella di libera è legittima e comunque a fare, di rodare un organo così importante. Quindi qual è la sua urgente straordinaria? Abbiamo fatto del tempo reale. Adesso la parola al consigliere Federico Russo per un fatto personale. Sì, ma per un fatto personale, la presenza è quindi molto breve, e c'è anche previsto. Quindi brevissimo, Federico Russo. In quel momento con il ministro sono stato contento sulla volta che mi hanno chiamato, che io a quella seduta di consiglio comunale, che è nulla, come diceva l'uomo di legge scandalino, quindi non esiste, perché stiamo facendo una presa d'atto in questo senso, cioè. Non c'è. Lo sento l'obbligo di credere, nonostante i numerosi appelli degli interventi precedenti, perché deve rimanere la data di richiesta al segretario di Valenza, deve rimanere negli schetti quello che sto dicendo. Io non c'ero, ho abbandonato l'aula, anche perché ciò è dimostrato dal fatto che né mi sono astenuto, né ho votato a favore e né ho votato contro. Quindi un uomo che non vota non partecipa, non è presente. Pertanto l'esibizione di quei famosi video, tra l'altro sono presenti, mi fa piacere, certificheranno nelle sedi competenti la mia assenza. Quindi l'appello che rivolgo all'assente, purtroppo Pasquale Pugliese, ma che mi fa piacere che questa agli atti, è che deve crescere. Era un anonimo quando frequentava la giovanile del Partito Socialista, dimostra di rimanere un girino oggi. Quando si presta, ancora si presta a delle logiche assurde, perché cerca di gettare confusione nelle menti di consiglieri comunali che invece hanno, credo, spero che la dimostrazione verrà dalla imminente votazione, hanno l'unico desiderio di ripristinare questo consiglio comunale, cioè la legalità. La parola al consigliere Pegno.